il compleanno di Harold Peter, testo scritto nel 1957 e rappresentato nel 1958 in un teatro di Cambridge, con esiti disastrosi alla prima rappresentazione, poi diventato un classico del teatro del Novecento. La compagnia è diretta da un nome altrettanto prestigioso di quello di Peter, regista tedesco Peter Stein, che ha fatto una gran parte della storia del teatro del Novecento, e che dopo di presentarvi, Maddalena Crippa. Io sono Maddalena Crippa e faccio Meg. Io sono Alessandro Averone e faccio Stanley. Io sono Alessandro San Paolo e faccio Ken. Io sono Emilia Scapigno e faccio Lulu. Io sono Fernando Maradini e faccio Pidi, il marito di Meg. E manca Goldberg dal momento, che è il sesto personaggio. Pare sia su un autobus. Speriamo. Non si sa diretto dove. Che riesca ad arrivare, che non sia in direzione diversa. Cosa ci volete dire di questo testo, innanzitutto? Questo è uno dei testi più belli di Pinter, Pinter che è questo autore premio Nobel straordinario inglese, cosiddetto in genere del teatro della minaccia, ma invece Pinter è sicuramente di questo teatro della minaccia, ma è anche un espertissimo, lui nasce come attore, per cui è capace di lavorare sulla lingua e su anche degli effetti comici e in qualche modo non va assolutamente verso il pubblico, ma anzi gli toglie continuamente terreno sotto i piedi. Nei suoi spettacoli non c'è mai, come dire, una conclusione, no? Totale, tutto rimane sempre molto aperto ed è, e questo testo io lo trovo in particolar modo importante e che parla oggi, perché parla di un'omologazione assoluta, cioè un personaggio che è il suo, che si rifugia in questa, diciamo, pensione, è una casa normale che, come oggi, bed and breakfast, affitta delle stanze. E Stanley è lì da quasi un anno, questo giovane che poi ne parlerà lui, e fugge da qualcosa, non si sa bene che cosa. A un certo punto arrivano due da fuori, che non si sa se sono organizzazione, se sono mafiosi, se sono lo Stato, se sono non si sa chi, tutto questo è aperto, però lentamente lo riducono al silenzio, lo praticamente riportano a una, appunto, un silenzio, cioè gli tolgono la voce, l'originalità, e lo riportano dentro uno schema preciso. Oggi forse non vengono due da fuori, ma con questi mezzi che noi abbiamo siamo ridotti a consumatori muti, per cui trovo che veramente ha un'importanza grande questo testo, anche se è scritto, soprattutto scritto nel 57, dove allora, diciamo, c'era, no, il momento del boom economico, per cui era tutto in rosa, tutto in positivo, e invece Pinter ha questa capacità di, appunto, di andare a fondo, e già allora poi ha saputo raccontare questo in cui oggi siamo immersi, e anche questa violenza, perché poi c'è un tentato stupro, c'è un tentato strozzamento, per cui anche questa violenza che degenera, no? E in ogni caso è un caposaldo del teatro del Novecento, e sicuramente questo spettacolo, con la regia di Peter, come dire, e io sono paladina di questo, io sono paladina del teatro di parola, il teatro è nato con la parola, voi lo sapete meglio di me, dai greci. E allora è così importante per me, se fai Pinter, come dire, rispettare Pinter ed esaltare Pinter, cioè non, in questo senso Peter è al servizio di Pinter, così io come attrice sono al servizio di questo gruppo, perché poi il teatro è interessante, che parla delle nostre relazioni, no? Come esseri umani che ci siamo dati,
ed è sempre, non è il monologo, perché il monologo è così, invece il teatro racconta delle relazioni tra più persone, e questo ci riguarda, e questo deve essere, e credo che sia uno dei valori grandi di questo testo e di questa messa in scena, è che c'è un livello di tutti gli attori straordinario, è un gioco veramente, come dire, condiviso con tutti quanti, un livello d'attori molto alto. C'è Focacci. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno. Ecco Gol. Vabbè, è così. Posso mettermi vicino a lei? Prego, è libero. Prego, facciamo solo una notazione circa il rispetto letterale che inizia con il marito di Meg, come si chiama, che legge il giornale. Pity. Ieri abbiamo proprio iniziato questo corso che è di critica teatrale, dicendo che oggi i giornali non li legge più nessuno. Quindi proprio c'è, abbiamo fatto anche io, siccome sono vecchia ancora, sì, no, ma abbiamo fatto qui, ce n'è uno che legge i giornali ed è lui che è un po' avanti negli anni. Oggi avremmo visto uno probabilmente con un tablet. Questa è una fedeltà assoluta all'autore e anche un po' al clima dell'epoca. Questo invece di mantenere un signore peraltro no, ma anziano. Voglio dire, ma, cioè, se tu fai Pinter, è questo, è nel 50, lui l'ha scritto nel 57, nel 57 c'era questo, e si fa questo, che senso ha oggi mettere il tablet invece del giornale? Tra l'altro tante azioni come quelle di McKen non si potrebbero fare, per cui per questo dico, o fai Pinter, cioè il teatro. Shakespeare scriveva addirittura di Giulio Cesare per parlare ai suoi contemporanei, cioè il teatro ha sempre questa distanza, non è un demerito, una cosa vecchia, cioè Pinter è rispettato in quello che c'è scritto nel testo, che nel testo cioè, ci sono delle didascalie, ci sono delle esigenze, no? Si svolge in questa cucina, c'è la colazione, i cornflakes, cioè, perché no? Poi da lì riverbera fino a noi, se fai Pinter, se no fai un'altra cosa, scrivi tu un testo col tablet. Cioè. mi introduco brevemente. Il microfono? Sì, che qualche anno fa vidi uno spettacolo di un grande regista europeo lo stesso paese un paesano di Peter, Thomas Ostermeier, l'attuale direttore della Schaubühne, che faceva Edda Galler di Ibsen e l'aveva ambientato ai giorni nostri. Allora, siccome uno dei protagonisti di Edda Galler era uno scrittore, alla fine, non so se conoscete il testo, un atto così di auto, brucia il suo manoscritto nella stufa, no? Tutta la sua vita, tutta la sua creazione. Allora, siccome l'aveva ambientato ai giorni nostri, Ostermeier, lo scrittore scriveva con un Mac, certo. E allora prende a martellate il Mac. Sì, beh, peraltro però c'era questo bellissimo apparato della vetrina e delle lacrime. Una bella scenografia. E le lacrime di Edda Galler sulla vetrina. Visto che era l'attrice non era in grado, però diciamo che c'erano quelle sulla vetrina. Però mi sono trovato un po' pretestuoso, non so come dire. Anche perché poi magari l'aveva salvato nel cloud e comunque. Capito! Poi non avrei distrutto il Mac. Ma all'epoca di Edda Galler forse non c'era ancora il cloud. Eh no, però nella. Però c'era il Mac. Sì, c'era il Mac. Certo. Stanley, diamo la parola a Stanley. Poi magari dopo Stanley vediamo se qualcuno di quelli che ha visto lo spettacolo ieri ha voglia di fare una domanda. Ma che dire, su Stanley. È un personaggio un po' anche simbolo, no? Rispetto a quello che diceva Maddalena prima, cioè che in quanto lui dichiara di essere un artista, comunque un pianista. Poi, come spesso accade nei testi di Pinter e come spesso accade nella vita di tutti i giorni, uno dice delle cose e si autodefinisce in un modo, ma non è detto che queste cose siano assolutamente vere. Cioè, noi abbiamo fatto delle scelte nel momento in cui abbiamo messo in scena questo testo con Peter e cioè abbiamo deciso cosa dei personaggi, che cosa di quello che i personaggi dicono sia vero per noi e che cosa invece sia una menzogna più o meno grande. E nel suo caso
diciamo che si è deciso che fosse veramente un pianista. Quindi già si parte con un personaggio che in quanto appartenente a una sfera artistica già si come dire, si inserisce meno in una quadratura che il sistema cerca di importi, no? Quindi diciamo che è una figura già un po' più bizzarra e un po' più esterna a qualsiasi inquadramento. E, anche in questo caso sul personaggio Pinter non è che spieghi il motivo per cui questo personaggio è in fuga, non sappiamo esattamente che cosa abbia fatto o che cosa no e qual è il motivo per cui i due vengono a cercarlo. Si capisce già dalle prime scene che è un personaggio un po' borderline, cioè un po' su un crinale, su un orlo pericoloso, perché se si pensi a un personaggio che da un anno, più di un anno, si sta nascondendo in questa pensione senza poter suonare, che si è abbandonato un po' ed è all'accidia, no? al degrado, e che mentalmente già dalle battute che ha si capisce che non si sa se ricordi bene quello che è successo precedentemente o se mischi dei ricordi con dei desideri, con un immaginario che non è esattamente così preciso. Il suo viaggio è all'interno di questa situazione dove questi due arriveranno e festeggeranno un suo compleanno, anche lì si sa se è veramente il suo compleanno o no, perché Meg dice che è il suo compleanno, lui invece continua a sostenere che non lo è, quindi è una specie di festa. Qualcuno dice rituale. Che ci sia un'ispirazione nel finale del processo di Kafka, che appunto viene eseguito dai due killer il giorno prima del suo 31° compleanno. Sì, cioè può essere questa analogia e sicuramente sì, è come festeggiare avere un'occasione di festeggiamento. Poi all'interno del testo si possono ritrovare anche dei grumi irrisolti, no, suoi in questo festeggiamento, quindi può anche essere visto, molte persone dopo aver visto lo spettacolo dicono ma tutto quello che succede alla festa, questa festa che viene fatta dove Stanley è già praticamente quasi catatonico e assiste a tutto quello che succede tra Goldberg e Lulu, tra McCann e Meg, tutto quello che avviene, sembrano quasi, molti spettatori hanno detto, ma sembra quasi che lui assista a delle cose che appartengono al suo subconscio, no? A quanto ha vissuto. Ora, come al solito, in Pinter queste cose non vengono spiegate, l'importante è che siano degli spunti per gli spettatori in cui ognuno può immaginarsi veramente qualche cosa di intenso, di forte, che richiami la propria coscienza, anche il proprio immaginario. Bene, ci abbiamo una domanda dalla platea degli studenti? Dunque, ecco così, speriamo di non fare l'Arsen. Innanzitutto complimenti. Diceva il nostro professore che il teatro non deve, offrire delle domande agli spettatori, ma deve offrire, non deve offrire delle risposte, ma delle domande. E io ho avuto la sensazione, uscendo dallo spettacolo di ieri, di avere molte più domande di quanto ne avessi prima, e quindi credo che questo sia il segno evidente, almeno in me, della riuscita dello spettacolo, della bravura degli attori e della resa complessiva di una serata che sta continuando a farmi riflettere. Il testo di Pinter è un testo che, almeno da quello che ho intuito, è un testo che dà soprattutto delle indicazioni di carattere scenico, non dà delle indicazioni sulla psicologia dei personaggi, è un testo abbastanza crudo, come dire, quasi asettico, quindi lascia molta libertà alla costruzione del personaggio, alla decostruzione, alla costruzione del senso complessivo, e quindi credo che ci sia una grande libertà creativa anche nell'applicazione, nella trasposizione del testo sulla scena. La domanda che volevo fare è che tipo
tipo di... cioè come è avvenuta questa costruzione del personaggio? Cioè è venuta... il lavoro che c'è stato è stato un lavoro guidato soprattutto dal regista, c'è stata una collaborazione creativa con gli attori, cioè mi interessava sapere proprio il rapporto non solo con il testo, ma il rapporto anche tra la regia e attori nella costruzione dello spettacolo. Io poi ne ho una certa opinione. No, brevemente, no, tanto per rispondere, entrare subito nel merito, Pinter nel testo scrive anche tantissime di da scrivere, sia anche dando delle indicazioni non solo spaziali, ma anche interpretative. Per esempio, c'è una battuta che io ripeto 3 volte, che io credo che il mondo, perché io credo che il mondo, io credo che il mondo, che ripeto 3 volte. La prima volta è spaesato, disperato, definitivo. Mette proprio questi 3 aggettivi, ma lo fa in più di un'occasione. E su queste cose Peter è assolutamente fedele, cioè dice almeno proviamo a vedere che succede dando retta a Pinter, poi è così. Però ovviamente, come anche per gli spettatori, ci sono dei momenti, dei punti abbastanza misteriosi in tutti i personaggi, chi sono, qual è il loro passato. E allora Peter ci ha chiesto, tra il nostro primo incontro abbiamo fatto 6 mesi prima di cominciare le prove, in cui abbiamo fatto 2 giorni di lettura del testo e anche di verifica della traduzione, perché è vero che abbiamo utilizzato la traduzione di Alessandra Serra, ma ci sono state fatte alcune correzioni, perché Peter, quando affronta un testo tradotto, tiene sempre costantemente il testo originale, siccome l'inglese lo padroneggia molto bene, come anche il francese e anche il russo. Ricordiamo che per l'Orestea... Per l'Orestea ha fatto una traduzione originale... Non solo, ma ha passato vari mesi, se non un anno, in Russia con la compagnia. Allora, no, scusa, in Grecia volevo dire. No, quello per le 3 sorelle. Però ha passato svariati mesi chiuso da solo in casa sua con una 15ina di traduzioni diverse, anche in varie altre lingue, e anche tutti quello che lui chiama i saggi, cioè ha fatto un lavoro, ha fatto studi classici, quindi maneggiava pure bene, molto bene greco antico, però ha tenuto conto anche di tutti i precedenti di traduzione e di studi di questi filologi, e alla fine è venuto fuori una traduzione che adesso è nei paesi di lingua tedesca, è diciamo la traduzione ufficiale dell'Orestea, e quindi ha soppiantato quelle precedenti, perché fa un lavoro molto fedele al testo. Però proprio perché invece in Pinter ci sono tanti momenti lacunosi in cui non si riesce a capire bene che succede, ci ha chiesto, nel periodo tra questi primi giorni di verifica del testo e il pieno inizio delle prove, di scrivere una biografia dei nostri personaggi, di immaginarci una biografia dei nostri personaggi con gli elementi, prendendo spunto dai pochissimi elementi che dà Pinter, proprio per crearci un background, e poi ce li siamo raccontati tutti. Ovviamente ognuno si è rifatto un po' a questa cosa, con qualche correzione, e poi soprattutto il lavoro di costruzione dei personaggi era un lavoro molto concreto, molto teatrale, cioè Pinter si diverte a variare molto i generi, da una scena all'altra, clownerie, dramma borghese, noir, oppure anche qualche spunto anche da Shakespeare, ovviamente, come tutti i drammaturghi inglesi pieni di Shakespeare, e quindi anche differenziare molto i registri, questo continuo variare di clima, c'è sempre un contrappunto divertente anche nei momenti più di grande tensione, e quindi si è creata una specie di composizione di varie tinte di ogni personaggio in relazione sempre con l'altro. Poi ognuno di noi ovviamente ha fatto il suo di lavoro, sempre tenuto molto in sorvegliato, sotto stretta sorveglianza del regista, che però devo dire che invece lascia anche molta libertà, anzi mi dice che è
dipendente dalle proposte dell'attore, esatto. Cioè se l'attore deve avere una proposta, deve avere una sua visione, sì. Come dice, gli attori di solito sono idioti, però per quanto riguarda il loro personaggio ogni tanto ci azzeccano, bisogna stargli anche ad ascoltare, per cui ognuno portava, diciamo così, un tipo di proposta e poi si calibrava con cose. Ed è stato un lavoro, devo dire, molto armonico, molto anche grazie a una miracolosa amalgama che si è creata fin dai primissimi giorni di prova fra tutti, e cosa su cui Peter conta molto nel tipo di lavoro, cioè punta molto a creare un ensemble che collabori, quindi che ci sia un clima di fiducia, ma anche di franchezza nel dirsi le cose, e questo si vede, si sente poi nel un altro lavoro d'ensemble italiano è stato I Demoni, che era uno spettacolo che durava ore e ore e che aveva creato un insieme assolutamente straordinario. Una domanda che a questo punto forse potete rispondere voi due individui, non diciamo che sono dei sicari, due individui, uno irlandese cattolico spretato, l'altro ebreo, e lì sull'ebreo a un certo punto c'è una variazione alla traduzione, nel senso che mendicante dici proprio, mi pare, Schnorren, che è rimasto l'originale. Perché questo? E poi perché questa scena dell'insufflazione, che è veramente un momento forte e misterioso anche. Allora, Schnorrer, tutte le parole, perché Schnorrer è una parola yiddish, sì, per dire che indica mendicante, tutte le parole yiddish Peter ha voluto assolutamente riproporle così, senza tradurle, proprio per dargli questo carattere. Tant'è che c'è stata anche una piccola discussione fra noi, perché a un certo punto io dico tutti i venerdì al Shabbes, dopo colazione al Shabbes, che sarebbe dopo il tramonto del venerdì comincia lo Shabbat. Certo, sabato. Se diciamo Shabbat, forse il pubblico capisce prima che io sono di cultura ebraica, almeno di... No, c'è scritto Shabbes, è un termine yiddish e lui fa riferimento alla cultura yiddish, perché Pinte era ebreo, cioè di padre, di madre ebrea, veniva dall'Ucraina, e quindi era proprio quel ceppo est europeo dove si parla, quelle comunità ebraiche parlavano questo misto tra ebraico antico, tedesco, russo, delle varie lingue che si sono create nei secoli. L'altra domanda è McDonald's, questa scena del guardare in bocca e dargli spinto. È una specie, una respirazione, un tentativo di rianimazione. Veramente strano. E rientra un po' nelle cose incomprensibili, ma anche per me che lo faccio, nel senso, in quel momento è un ordine, io sono, diciamo, sottoposto. E anche per lui fa una specie di esaltazione, come una respirazione del bravo bambino, del funzionario che diventerà un perfetto funzionario, una perfetta macchina, raccogliendo eredità paterne fino alla trisavola, tra l'altro questa strana deviazione dalla linea patrilineare a quella matrilineare a un certo punto. Sì, anche perché lui arriva da questo monologo che fa dopo anche un atto di... cioè, cerca di strangolarmi e poi mi fa una specie di lezione su quello che è stato il suo percorso, che è abbastanza complicato da seguire, e io me la vivo un po' così, cioè io dico, ma che sta dicendo? E quindi anche il soffio rientra un po' in quella cosa, cioè lo faccio perché mi sembra che se no succede qualcosa di pericoloso, cioè esegui. Sì. Capito? Cioè quel senso, in realtà il mio personaggio sin dall'inizio non conosce tutto di questa situazione, quindi questo un po' mi aiuta, perché di fatto
ti fa porre meno domande, anche nel senso che io so che c'è un obiettivo, ma non so veramente perché siamo lì con lui, cioè via a prendere lui, non so se sarà uguale a qualcosa che abbiamo già fatto insieme, se avrà la stessa procedura, non so se credere a lei, cioè è un mondo che io nel mio film che mi sono fatto, cioè, da tenere molto sotto controllo, no? Scusate, sto parlando di... ecco, e quindi questo, ecco, di... Posso chiedere qual è il nome del personaggio? Permesso. McKay, non ho capito, mi ha chiesto qual era il nome del personaggio. Sì. McKay, poi anche lì sul nome proprio ci sono delle interpretazioni, perché a un certo punto sono Simus, Dermot, quindi insomma... Sì, tra l'altro i personaggi, molti dei personaggi hanno vari nomi, a parte i due. Io voglio dire, spendere una piccola parola su questo metodo di Peter di rispetto. Soffia in bocca perché c'è scritto, non è un'idea del regista. No, certo. C'è scritto, allora c'è questa... considerare il testo teatrale come un'opera d'arte e dunque c'è una... come dire, una capacità di sviscerarlo, di capirlo, di decodificarlo e poi di realizzare Pinter, non perché spesso... ma la domanda è perché c'è scritto, non perché l'ha fatto, è chiaro che c'è scritto, c'è scritto. E c'è scritto, cioè voglio dire, inizia, ma se c'è scritto dire, guardami questo... la bocca, guardami i denti, però effettivamente è quasi un'operazione di possessione questa. Pinter. Però è scritto e poi c'è questo. Io trovo che non c'è tutta questa libertà. Poi, cioè, il testo non è una cosa no, che puoi fare. Perché Pinter l'ha scritto? Che cosa vuol dire per Pinter? La sensazione che il personaggio di Gold rientra nel terzo atto ha una specie di crollo psicofisico, si vede, entra proprio svuotato questo incontro con questo, forse uno degli ultimi casi a cui lui di cui si deve occupare, prima probabilmente della pensione, qualcosa del genere, è un incontro che lascia una strana inquietudine anche nei due sicari, insomma, nei due scagnozzi, nei due loschi figuri, perché lui è come se fosse irriducibile, c'è sempre un'istanza di ribellione, un'istanza di libertà, anche l'atto dello stupro, l'atto della violenza su Meg, perché intendiamoci, Stanley è un artista, è ribelle alla società, ma non è certo un eroe, non è certo un santo, è anche una persona sgradevole, c'è anche qualcosa di malato, di brutto, e questo secondo me è ancora più importante, perché non è che poi noi dobbiamo empatizzare solo con le ingiustizie subite da un eroe o positivo, da una figura positiva, anche chi ha una tara psicologica o fisica o qualche cosa di sgradevole va tutelato, va rispettato, non va come dire, soppresso o irregimentato in maniera definitiva. Questo credo che Pinter lo faccia proprio perché tutti si possono a un certo punto sentire esterni. Aspetta, perché no, volevo, scusate, sì. Cioè, riguardo al perché e per come, perché accadono certe cose, perché c'è scritto soffia in bocca, cioè io credo che Pinter, come tutti i grandi autori, non sia necessariamente né un filologo, né un saggista, né uno storico, è un artista che a un certo punto sente la necessità di mettere dei segni, probabilmente nemmeno lui sa cogliere, ma ciò non gli impedisce di applicare quello che è il grande motore dell'artista, cioè il sentimento, la sensazione, l'intuizione. Nell'arte ci sono stati grandi artisti, ovviamente la musica, prima c'era una studentessa che stava sotto il pianoforte, ci sono dei grandi come Bach che ha avuto una grande conoscenza del linguaggio musicale, non a caso era anche in grado di comporre canzoni incrociate, no? Queste sono le cose del canto incrociato, la melodia che parte da sinistra a destra,
ciò imponeva ovviamente una conoscenza tecnica. Poi c'è Chopin, che probabilmente non saprà dire, non sapeva dire perché metteva quelle note là, c'è un sentimento. Allora il grande artista può permettersi anche delle zone a lui ignote e di conseguenza è giusto che rimangano ignote da noi stessi. Ma posso? Prego. Grazie. Ma a me in realtà questa cosa del soffio in bocca è sempre stata molto chiara in quel punto. Onestamente, le proprie cose, no? Non so se sia giusto dire la mia. Certo, che magari, certo, ma è... però forse no, sei è quello che dei segni ambigui di un'opera bella che ognuno poi può interpretare. Esatto, ed è più interessante che ognuno ci veda quello che vuole. Però per me in quel momento, come diceva lui, lui arriva completamente devastato da un'idea di essere invincibile, di sapere esattamente sempre quali sono le cose da fare, perché lui ha sempre in mente, benissimo, orchestra tutta la questione. Poi crolla, gli racconta tutta la sua vita a lui e dà un passaggio di consegna a McKenna in quel momento con questo monologo, fa proprio un passaggio di testimone. E c'è tutta una simbologia dietro il soffiare della vita, del passaggio, ed è come se lui volesse ancora ritornare ad essere come prima dopo questo crollo. E lui che è giovane, che ha la speranza di tutto, c'è questa richiesta del soffio, è come una speranza di riuscire ad aggrapparsi ancora alla vita per l'ultima volta. Almeno a me è sempre stato palese che quando è una cosa disperata che fa lui all'ultimo nel suo marcire finale. Una respirazione bocca a bocca. Esatto. Considerare che lui è anche un ex del prete, ma quello che dice certo, oggi. Certo. Quindi, cioè, come se uno entrasse, non sapendo niente della religione cattolica, entrasse in una chiesa perché vede un prete che dà delle ostie alla gente, dice, ma che cazzo sta facendo? Tutto qua. Cioè, un po'. Però quel gesto lì, quella ritualità lì la conosciamo, magari loro hanno una ritualità tutta loro, però insomma, quello che è forte, come poi avviene nella drammaturgia di Pinter e di chi come lui scrive per il teatro, è che scrive delle azioni. È vero che è un teatro di parola, ma lui scrive azioni, accadimenti, che è la cosa fondamentale della scrittura teatrale. Come lui, come Beckett soprattutto, c'è un po' una disabitudine da parte nostra e anche nella nuova drammaturgia, purtroppo, c'è una disabitudine a pensare alla scrittura teatrale, perché molto spesso ci sono testi dove le battute raccontano gli stati d'animo di chi le sta dicendo, e questo è abbastanza tautologico ed è, come dire, un danno, secondo me, per il teatro. La scrittura teatrale richiede che nello scambio delle battute dei vari personaggi avvenga, succeda qualche cosa. E come spesso accade nella nostra vita, noi abbiamo dialoghi in cui quasi mai diciamo come stiamo, parliamo d'altro, e da come parliamo e da quello che succede si capisce cosa sta avvenendo, no? È come se entrassimo in una casa di qualcuno senza conoscerli per mezz'ora e vedessimo che cosa accade, e uno scrivesse. E poi dici, ma cosa si stanno dicendo? Perché quello ha fatto quella cosa? Perché quell'altro ha detto quello? Molto sarebbe incomprensibile. Infatti, molto spesso accade che nei testi di Pinter o Beckett, insomma, quando tu li leggi senza farli, senza metterli in scena, hai una comprensione pari al 40%, 35% di quello che avviene. Poi, magicamente, se sei guidato bene come da una persona come Peter, da un regista così, tu pian piano scopri cosa c'è dietro quelle parole, perché sono state pensate, scritte per essere agite. Questa è la cosa fondamentale. Quindi, per questo, dietro il soffio, no, tra loro, dici, boh, che significato avrà? Ma quando lo fai, quando lo metti in scena e lo agisci, è una cosa che rimane impressa, che ti comunica qualche cosa. Poi è chiaro che avrà un significato per loro due, ma richiama a una ritualità che ci riguarda, che ci racconta qualche cosa, che probabilmente va a scorgogliare qualche cosa del nostro passato che hai visto non esattamente così, l'hai vista in un altro modo, ma ti colpisce. Questa è la grandezza di uno scrittore in teatro. Un paio di domande dal pubblico, sì, certo. Che poi abbiamo da... Non per monopolizzare la conversazione,
A me il soffio ha ricordato, prima è stato citato Beckett, il rimarcare il rapporto di interdipendenza tra i personaggi, un po' come nel finale stesso di Finale di Partita, dove si vede che i personaggi sono dipendenti l'un l'altro, e almeno secondo me era, cioè, io almeno l'ho interpretato così. No, è molto influenzato da... Sì, sicuramente. Sì, oh, no, una domanda. Sulla scelta testuale di traduzione, perché alcune parole non sono state tradotte dall'inglese all'italiano? E io ho una mezza idea sui saluti, quando i personaggi entrano e escono di scena. E in realtà la base è molto, molto labile, perché si baserebbe sul fatto di avere ancora più vicinanza allo scrittore di riferimento, almeno questo, sull'entrata e sull'uscita soprattutto dei personaggi. Più in Inghilterra possibile. Sì, infatti, soprattutto appunto quando entrano e escono di scena. Niente, tutto qui. Grazie. Ecco, la mia domanda riguarda quasi una dimensione più performativa, e la rivolgo al protagonista. Mi chiedo come tu abbia deciso di portare in scena Stanley, e se tu l'abbia fatto in un modo specifico, se tu l'hai immaginato come colpevole di quello di cui viene celatamente accusato, oppure innocente, vittima semplicemente di un sistema di alienazione di cui, tra l'altro, poi tutto il resto dei personaggi sono vittime? Entrambe le cose, nel senso, ho cercato di avvicinarlo a quello che può essere un sentire che ognuno di noi ha rispetto a delle colpe che ha commesso, no? Cioè, quello che ci succede nella vita è che in alcuni momenti il rapporto che abbiamo con la nostra coscienza rispetto a quello che abbiamo fatto è abbastanza variabile, no? In certi momenti ti colpevolizzi all'infinito anche per una cazzata che uno può aver fatto, altre volte invece si tende a minimizzare su qualche cosa che abbiamo commesso, senza andare a parlare di omicidi o stupri o cose così, anche proprio nelle piccole cose, no? Però questo andare e venire rispetto di come uno sente rispetto a ciò che ha commesso, diciamo, alla propria vita, ti consente di avere un movimento, di dare un movimento forse al personaggio che è più ambiguo anche e riconoscibile dall'esterno, forse un po' meno riconoscibile, un po' meno etichettabile, no? Quindi questo secondo me poteva consentire di creare un personaggio che capisci che ha commesso qualche cosa di cui lui a tratti sente un dolore rispetto a quello, una vergogna, ok, e a tratti invece è assolutamente si sente assolutamente innocente, ma questo viene da ciò che accade nel testo, no? E quindi dici: che cosa posso offrire per cercare di rendere al meglio questo personaggio che in questa scena è talmente sbruffone, è talmente, come dire, anche scostante nei confronti degli altri personaggi, no? E in altre situazioni è assolutamente una vittima. Però appunto, rispetto a quello che diceva Gianluigi prima, non è totalmente una vittima lui, lo è, ma qualcosa ha commesso. Quindi questo andirivieni emotivo, che è una cosa che tutti noi conosciamo nella nostra vita, dice forse se uno gli costruisce un immaginario intorno e interno per un attore di quel genere, ti aiuta a relazionarti nelle varie scene come viene richiesto, senza tagliare il personaggio con l'accetta, insomma, senza farlo troppo bidimensionale, ma dargli una tridimensionalità. Poi quello che uno va a pescare di cose sue per lavorarci sopra va bene, non verrà mai visto dall'esterno, non è che il pubblico percepisce se io sto pensando a quando da ragazzino posso aver fatto una cosa o un'altra, però che qualche cosa accada in scena, quello sì, quello avviene. Non so se ho risposto, ma sì,
Sì, era forse più che altro una domanda personale sul lavoro che è stato fatto sul personaggio. Ah. Allora, dall'inizio mi è stato chiesto che dalla prima entrata in scena si capisse che è un personaggio che già ha dei problemi, cioè è su un bordo pericoloso, che se mette il piede dall'altra parte rischia di andare fuori di testa. C'è una parte più pratica, più fisica, in cui poi ogni attore lavora in maniera diversa, però comunque c'è una parte più legata alla fisicità, quindi a come costruisci un personaggio che ha un'adrenalina e un'energia sempre in bilico, no? E quindi che può avere delle risposte eccessive, no? In una situazione assolutamente invece quotidiana e normale, perché a un certo punto escono dei picchi che sono richiesti dal testo, sono scritti così. Dall'altro lato c'è, invece, andando più avanti nel testo, come rendere la catatonia, no? Il perché avviene, che cosa fa scattare questo, quindi sì, è un po' complicato da spiegare perché sono cose che un po' sono istintive e un po' sono legate al rapporto che hai con il regista, con quello che ti viene chiesto, ma diciamo che è come muoversi all'interno di un percorso con dei paletti in cui sai che in quel momento lì devi arrivare a quella temperatura con quel personaggio e poi quella e poi quella, e il percorso in mezzo lo devi costruire in base a un po' delle immagini che tu hai, a un tuo vissuto, insomma. No, io volevo solo aggiungere che questa cosa della colpevolezza o dell'innocenza è proprio Pinter che non... cioè, quello che ho detto prima, lui lascia tutto aperto, non ti chiude, non ti spiega. Dove verrà portato Stanley? Verrà ucciso? Verrà internato in un manicomio? Verrà invece... capito? Cioè, e non c'è la risposta. Lui è proprio il suo... lo suo specifico di toglierti, di non dare niente al pubblico, anzi di togliergli terreno sotto i piedi, qui ti mette in una insicurezza, in una inquietudine costante, e così anche per questo dico che va che è nel testo, comunque tutto è nel testo, e c'è questa capacità di direzione nel renderlo, come dice, nelle azioni, no? Nel renderlo visibile e agito in scena. Posso, scusate, una cosa per rispondere alla signorina? Posso dire io che mi riferisco ad Alessandro. Come si fa a entrare, no, in un personaggio? Come si costruisce? C'è anche il talento, che è quell'elemento di cui Sandro è dotato in abbondanza. Quando lui arriva a tavola, quindi io sono uno spettatore privilegiato, ma per tutto lo spettacolo, perché ho un ruolo minore, però mi permette di osservare quello che fanno i colleghi. È sconvolgente, non so se dalla platea lo si vede, ma sembra davvero che si sia alzato in quel momento. E io tutte le sere, ormai sono anche se la replica siamo arrivati, come fa? È la risposta del talento, poi nel grande regista, un testo che ti aiuta, ma anche una dote che rimane in te per rimanere misteriosa. No, grazie, però c'è anche una. Io sono un po' così, no, sono un po' così, ma c'è anche quando fai un personaggio, c'è anche una, diciamo, come la teoria dell'insiemistica, no? Ci sono i due cerchi che. Cerchi di... È una relazione. Poi ci sono dei personaggi che hanno delle caratteristiche che sono più vicine a un tuo sentire, quindi diciamo è più semplice l'avvicinamento, è anche più morbido e ci sguazzi meglio. Però... un po' Stanley, quindi. Io, scusate, con grande dolore vi devo salutare, perché dobbiamo fare un pezzo di lezione, perché poi ci rivedremo tra due settimane. Quindi vi ringrazio. Vi ringrazierei con un grande applauso. Grazie ragazzi.
faremo avere, perché loro scriveranno delle recensioni e riporteremo anche questa intervista. Vediamo come, perché è durata io voglio, spero che appunto quelli che lo vedranno in una condizione normale, perché purtroppo ieri, io lo devo dire, cioè, c'erano tantissimi studenti, molti, e non c'era un sì. Teatro, no, una cosa sola serve, posso dire, una cosa sola serve, il silenzio, perché accada qualcosa, e ieri non c'è stato, per cui erano studenti che avevano prenotato per un altro spettacolo, lo so, appunto, e che non erano proprio di sì, non avevano, no, certo, che dovevano vedere Pirandello, per cui dico, ma che è andata bene, però è andata bene, è andata bene, perché Rico Quarto è una palla. A proposito, incomprensibile, Rico Quarto, non si capisce niente. E comprate il libro quando siete in teatro. Grazie molte.